È un resoconto esaltante, quello redatto da Jolly Racing Team a conclusione del Rally del Carnevale, appuntamento inaugurale della stagione toscana 2022. La squadra della Val di Nievole ha archiviato l'impegno conquistando la Coppa Scuderia. Un risultato di spessore concretizzato grazie alle prestazioni offerte dai suoi portacolori, a partire dai vincitori assoluti Luca Panzani e Alessia Bertagna, protagonisti del prestigioso bis sulle strade che li hanno visti trionfare nel 2021. I tempi ci sono, gomma ha lavorato bene, quindi penso abbiamo fatto un buon lavoro. Peccato per l'uscita di Gabriele sulla penultima, quindi siamo un po' adagiati, cosa che non va fatta. In quarta posizione assoluta, prima tra le vetture a due ruote motrici, si è insediata la Peugeot 208 Rally 4 di Gianandrea Pisani, affiancato da Fabrizio Vecoli. Una programmazione, quella che avvierà il portacolori di Jolly Racing Team tra poco più di un mese, articolata sulle prove speciali del campionato italiano assoluto rally, palcoscenico che lo proietterà nella lotta riservata alle tutto avanti. Stiamo facendo un bel lavoro soprattutto su ottica CIR, a livello di assetto, a livello di gomme. Michelin funzionano al top. Soddisfazioni dalle strade del rally del Carnevale anche per la Pesciatina dimensione corse. La scuderia si è congedata dai primi chilometri della stagione, condividendo con Davide Giovanetti il quinto posto assoluto. Al volante della Skoda Fabia R5 messa a disposizione da MM Motorsport, il pilota si è reso protagonista di una condotta crescente e della quale si è reso compartecipe il copilota Alessio Rossi. Sì, è terza gara, strada scivolosa però divertente, quindi si va avanti, oggi giochiamo.